Ho provato a fare un allungo nelle fasi iniziali, però diciamo che ci credevo e non ci credevo perché era troppo presto. Ho cercato di proseguire costante senza fare fuorigiri perché ero consapevole che mancavano parecchi chilometri all'arrivo, che le condizioni meteo comunque mi avrebbero fatto sprecare molte energie. L'ho avuto un attimo di cedimento quando eravamo in cima alla salita perché c'era veramente molto molto freddo. Per strada avevo un incitamento da parte degli amici, ma anche dei ragazzi del posto che mi hanno dato molto carica, e il papà che mi aspettava all'arrivo, questa dedica speciale che dovevo fare a mia figlia che a breve nasce, Gloria, mi ha dato veramente una marcia in più. Oggi è una giornata di quelle che paradossalmente a me piacciono. Durante la prima salita già avevo capito che in cima sarebbe stato freddo, avrebbe piovuto, e quindi avevo un passo con cui non avrei comunque tenuto i primi, però mi sono messo del mio passo e un pensiero è andato ai siciliani, onestamente. Quando stavo per fermarmi ho detto no, cazzo, mi vogliono bene, posso resistere. E quindi ci provo perché la manifestazione merita ed è un piacere venire qui, l'accoglienza è unica e quindi comunque è stata una giornata che è volta al bello perché ora siamo già al sole. Ma no, non mi soddisfa fino in fondo perché pensavo di essere quinto e quando Mirko Pirazzoli con grande maestria in discesa mi ha raggiunto 3-4 km dal traguardo, ho detto tanto quarto che quinto. E sì, non sarebbe comunque stato facile se ce la fossimo lottata perché in discesa è Mirko molto bravo, però sicuramente ci rimettevo alla pelle ma non gliela facevo guadagnare così facilmente, sapevo che c'era il podio in gioco perché pensavo che Hofer era davanti, invece non sapevo che si fosse ritirato. Conosco bene il vulcano, conosco queste situazioni, ho guardato un attimo il Garmin che mi diceva erano 7 gradi, eravamo a quota 1200, ho detto su in cima è freddo, freddo boia. In realtà mi sono fermato a mettere la maglietta, quindi la verità è che quando poi siamo saliti a Piano Provenzano e scesi giù al Brunec io non sono morto dal freddo. E vedere gli altri che si ritiravano me l'immaginavo perché queste esperienze le ho vissute anche al Giro d'Italia, mi è capitato di scollinare salite che nevicava.